Puerta del Sol a Madrid torna a riempirsi. La piazza simbolo della protesta degli indignati dice no alla riforma del lavoro decisa dal governo popolare. I due principali sindacati del paese hanno organizzato manifestazioni in 57 città e dovunque la partecipazione è stata massiccia. Credo che sia un modo per togliere il lavoro ai padri e darlo ai figli, pagandoli la metà dello stipendio. La Spagna deve fare i conti con oltre 5 milioni di senza lavoro e una disoccupazione giovanile che sfiora il 50%. Le previsioni per il prossimo anno non sono incoraggianti, si rischia la perdita di 400.000 posti di lavoro. Il governo di Mariano Rajoy punta sulla flessibilità, abbassando le indennità di licenziamento e provando a stimolare l'occupazione giovanile. Questa è la riforma di cui la Spagna ha bisogno, ha detto il Premier, per non diventare il paese europeo che distrugge la maggior parte dei posti di lavoro. L'esecutivo di Madrid cerca di calmare le proteste puntando sull'equità e tagliando di un quarto gli stipendi dei manager pubblici.